Buonasera a tutti e bentornati a Casa Sanda. Oggi siamo al Palamanzoni per assistere all'incontro tra Sanda Speed Whipper e Milano Volley. Abbiamo qui con noi oggi uno dei nostri sponsor ufficiali con la sua carrozzeria Biraschi, con noi Mario. Ciao Mario. Ciao. Allora, sponsor ufficiale, uno dei nostri sponsor ufficiali Sanda, ma è un po' limitante dire così, anche perché rappresenti qualcosa di più, partecipi attivamente a tutte quelle attività Sanda. Sì, questo è vero, perché la pallavolo prima di tutto mi piace l'ambiente in cui siamo e siccome siamo una grande famiglia cerchiamo di portare il nostro apporto personale alla società, sicuramente. È un po' una seconda casa per te. Sì, sicuramente, perché infatti non ci sono solo io dentro la Sanda, c'è anche mia figlia minore e anche la maggiore che allena le piccoline dell'Under 12, come mia moglie fa da dirigente, quindi siamo tutti dentro nella grande famiglia Sanda. Quindi tutta la famiglia che partecipa appunto attivamente. Sì, volentieri, anche perché ci sentiamo proprio partecipi di questa cosa e ci troviamo molto bene con tutti. Okay. Veniamo invece alla squadra di quest'anno, una promozione, quella dell'anno scorso, non dico scontata, però con un certo vantaggio rispetto alle concorrenti. Quest'anno ci sono stati altri tre innesti, come vedi la squadra? Sicuramente è una squadra competitiva. Logicamente siamo in un altro contesto, stiamo giocando un campionato regionale, avremo qualche difficoltà in più, però sono sicuro che riusciremo a ottenere la promozione. Va bene, grazie mille. Niente. Ti aspettiamo la prossima volta. Ok, grazie, grazie Mario. La quarta gara di campionato si disputa tra le mura amiche del Palamanzoni. Una triste giornata di pioggia ci accompagna all'evento, ma ispirato dallo sponsor, la Sanda Volley mostra subito una guida perfetta senza acqua sul parabrezza. Fila via liscio il primo parziale, pur senza strafare la Sanda ha il pregio di commettere pochissimi errori, 25-15 il punteggio. Ma con l'acqua bisogna stare attenti, ed infatti, grazie all'ottima combinazione muro-difesa, le ospiti sono sempre avanti nel secondo parziale e si aggiudicano meritatamente impattando sull'1-1, 22-25 il punteggio. Tutto da rifare, ma nessun timore. Il coach fa qualche cambio, ottimo quello di Biraschi, che ha un ottimo impatto con la gara sia in difesa che in attacco. La Sanda riacquista fiducia, macina gioco e si porta sul 2-1, 25-18 il parziale. Stesso copione nel quarto set, con le ospiti che sembrano aver perso coesione. Essendo una squadra giovane è un fatto del tutto normale. Ma la Sanda è comunque in partita e senza troppi patemi chiude sul 3-1, 25-16. Game over, la gara è archiviata. Ma pensiamo già alla prossima, in quel di Rozzano, sabato 12 alle ore 21. Ancora dal Palamanzoni abbiamo con noi un ospite speciale, Cristian Merati, direttore sportivo della società Vero Volley. Buonasera Cristian. Buonasera a tutti. Ora, direttore sportivo della Vero Volley, ex allenatore Sanda Volley. Partita vinta oggi per la Sanda 3-1, come vede la partita? Ma direi che alla fine la Sanda ha meritato di vincere la partita per 3-1, abbiamo visto comunque una bella gara, un bello spettacolo, soprattutto mi ha fatto piacere vedere in campo parecchie giovani, perché penso che l'età media fosse intorno ai 20 sia da voi che da noi, cioè sia che da Sanda che da Vero Volley, e quindi a me fa molto piacere quando vedo queste categorie qui giocare delle giovani, per cui anche molto interessanti. Quindi eri un allenatore Sanda, posso darti del tuo? Sì, certo, ci mancherebbe. Okay. Ti è dispiaciuto andare via? Sì, no, vabbè, mi è dispiaciuto, la Sanda è rimasto nel cuore, per qua comunque ci sono ancora tanti amici, vengo spesso e volentieri qua quando posso, e abbiamo fatto bene, abbiamo fatto tanto bene in quegli anni lì e sono contento di vedere che la società va avanti a lavorare bene oggi come allora. Bene. Conosci quindi
l'ambiente, conoscere anche il nostro direttore sportivo, Andreino. Sì, sì, sì. Cosa ne pensi del nostro direttore? Andreino è venuto a Brugherio quando io facevo l'allenatore ed era un tifoso, il primo tifoso. Poi è diventato un grande amico e sono contento di vedere che fa il direttore sportivo in questa società. Ogni tanto mi chiama, gli do qualche consiglio, ma la testa è un pochino dura, per cui deve ancora farsi. Ma c'è grande quantità e buone potenzialità per fare bene. Bene, io ti ringrazio, alla prossima. Figurati. Insomma, noi di ritorno, ci rivedremo. Volentieri. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ancora dal Palamanzoni, siamo con il coach, partita vinta per 3-1. Coach, ci stiamo abbonando a questo risultato? Insomma, sono sicuramente contento per come stanno andando le cose, non voglio però mettere il carro davanti ai buoi, nel senso che noi siamo una squadra nuova per questo livello di campionato e quindi il nostro obiettivo è raccogliere prima di tutto i punti per la salvezza. Poi penseremo a quel che viene. Si aspettava una prestazione di questo tipo da entrambe le squadre? Allora, sapevo che questa era una squadra insidiosa, giovane ma con un buon gioco e delle buone potenzialità che hanno espresso. Sicuramente il loro servizio è l'arma migliore, ci ha messo un po' in difficoltà, però sono molto soddisfatto della prestazione della mia squadra, che ha saputo mantenere lucidità anche nei momenti difficili, anche nel set perso dove c'erano delle oggettive difficoltà per una rotazione sfavorevole, abbiamo giocato fino all'ultimo pallone, mi sembra sia finito 21-22, quindi non c'è stato niente di regalato. Complimenti alla squadra avversaria, ma soprattutto complimenti alla mia squadra che ha interpretato nel miglior modo la partita. Però ha fatto due doppi cambi, uno nel secondo set e uno nel quarto. Esatto. Nel secondo set però non ha portato benefici, eravamo sotto di 5 punti, poi il doppio cambio. E d'altronde, a sapere come vanno le cose, uno può scegliere di non farle, cioè quando fai un cambio lo fai per migliorare una situazione, può andar bene, può andar male, quando va male bisogna accettare il responso del campo, perché avessi saputo prima probabilmente non l'avrei fatto, ma è un po' il giochino della pallavolo, riuscire a far qualcosa prima degli altri, insomma. Però nel quarto set il secondo cambio ha dato, a mio avviso, un buon apporto, abbiamo alzato la linea muro, abbiamo potenziato l'attacco e quindi bene, perché poi questa è la finalità di questo cambio, insomma. Bene, coach, ci sono giunte delle critiche pesantissime. Addirittura. Pesantissime. Riguardo? Riguardo i suoi occhiali, cosa ne pensi? E per il momento manterrò questi, che costano pochissimo e in palestra fanno lo stesso servizio degli altri. Bene, la ringrazio per la sua simpatia, complimenti per il suo lavoro, l'aspettiamo alla prossima puntata. Grazie. Arrivederci, grazie. Per l'ultimo collegamento dal Palamanzoni, da Biraschi padre a Biraschi figlia, abbiamo il nostro braccio armato, e solo perché non abbiamo incontrato la madre, Laura Biraschi, un commento sulla partita, ciao. Allora, sulla partita, beh, io direi che comunque abbiamo giocato bene il primo, il terzo e il quarto set, ma il secondo, secondo me, ci siamo lasciati un po' andare noi, perché abbiamo visto che potevamo farcela facilmente e ci siamo lasciati un po' andare, però anche dall'altra parte comunque, essendo una squadra giovanile, hanno, diciamo che noi gli abbiamo dato una mano e loro hanno preso il braccio. E poi per il resto sono contenta di come è finita la partita e di come ho giocato. Ok, finalmente una prestazione, giocato 3-7, come vedi la tua prestazione? Vai, a parte una battuta sbagliata che non avrei dovuto sbagliare perché comunque ci serviva per portarci avanti e due ricezioni e difese sbagliate, per il resto direi abbastanza bene. Ok, non so se hai visto i telegiornali, c'è stato un commento un po' particolare, insomma, di Ibrahimovic su Guardiola, cosa ne pensi? Non so nulla del calcio, non guardo mai il telegiornale. A parte gli scherzi, insomma, una domanda di routine. Te sei studentessa, giusto? Sì. Di un'università cosa fai?
Studio per diventare osteopata. Ok, quindi studentessa, giocatrice di pallavolo nella Sanda. Da quest'anno, se non sbaglio, anche allenatrice Sanda. Esatto. Giusto, ecco. Sto allenando l'Under 12, aiutando mia sorella che è laureata in scienze motorie e mi sta spiegando un po' come allenare le ragazzine. E a partire da settimana prossima dovrei anche aiutare le altre due mie compagne, Vailati e Passoni, ad allenare pure il mini volley. Bene. Come vedi questa squadra? Ti trovi bene? Ti piace giocare insomma con questo gruppo, in questa società? Io con questa squadra mi trovo benissimo, cioè non è il primo anno che gioco con loro, a parte un paio di aggiunte, Villa e Rossetti che sono arrivate dalla Serie B e la Chicca che è nuova, però le altre le conoscevo già tutte, anche con Villa comunque avevo già giocato e mi trovo benissimo perché siamo tutte molto affiatate e abbiamo voglia di vincere, questo secondo me è la cosa più importante. Ma spesso ti criticano dicendo che sei tutta potenza ma poca testa, invece oggi stasera c'è stata anche molta testa. Sì, diciamo che dato questi commenti voglio dimostrare, cioè io come carattere cerco di dimostrare sempre il contrario di quello che dicono di cattivo verso di me e sto appunto cercando di usare un po' di più il cervello, anche grazie a Villa che si sta scaldando con me e mi sta insegnando appunto a usarlo. Grazie Laura. Ci vediamo alla prossima partita, da Casa Sanda è tutto, alla prossima, un abbraccio.